Bentornati su questo canale o benvenuti se è la prima volta che ci capitate. Spero abbiate passato bene queste vacanze e che magari vi sia stato utile quel video che ho fatto sui consigli di lettura. Io in questi giorni ho letto un sacco di libri interessanti e ve ne parlerò sicuramente. Se vi va di dare una sbirciatina, vi basterà seguirmi sul mio profilo Instagram perché lì ho già scritto qualcosa. Ma comunque, oggi nuovo video e volevo parlarvi di politica e millennials, in particolare del rapporto che c'è tra questi due. Perché ve ne parlo? Perché mi sono accorto, parlando con i miei coetanei, che molti non sono interessati alla politica e anzi la evitano volutamente. Quindi qualche giorno fa ho provato a fare un sondaggio sul mio profilo Instagram chiedendo quanti di voi seguono la politica molto abbastanza o poco per niente. Ora non è che il campione fosse chissà che ampio e poi c'erano anche i bot di mezzo, ma comunque la risposta finale, il risultato è stato che la maggioranza delle persone seguiva poco o per niente la politica. Quindi, diciamo, nel piccolo ha confermato questa mia impressione. Inizio facendo una gigantesca premessa, e cioè questo sarà un video molto soggettivo, personale. Darò e dirò le mie impressioni, farò qualche ragionamento, dirò i miei pensieri. Saranno probabilmente condivisibili, forse no. La cosa interessante per me è che mi diciate la vostra e che quindi si creino delle discussioni su questo argomento. La domanda fondamentale, cruciale, centrale di questo video è: perché i millennials non frega niente della politica? E ripeto, questa è la mia impressione, ovviamente insomma un po' esagerata, un po' spinta, ma comunque, perché a noi di politica tutto sommato non ce ne frega poi tanto? Dato che è un video personale, vorrei provare a introdurre la discussione raccontando innanzitutto la mia esperienza personale. Come ho approcciato io al mondo della politica? Beh, è iniziato tutto quando ero in seconda media più o meno. E in quel periodo, infatti, ho conosciuto un compagno di classe la cui famiglia era molto politicizzata. Quindi, tramite questo amico, ho iniziato a conoscere i primi concetti di politica, a farmi idea di cosa fosse la destra e cosa fosse la sinistra, a conoscere le prime figure politiche, nomi come ovviamente Berlusconi, che era sulla bocca di tutti, e quindi a scoprire anche i nomi dei partiti. Ora, dopo questa brevissima infarinatura, ci è voluto un anno, quindi verso la fine della terza media, per mettere un pochino di ordine, perché arrivando a studiare storia, giungendo agli anni più recenti, sono riuscito a fare un po' di ordine, a creare un contesto a queste idee che prima erano un po' così a spot, senza collegamenti. Poi cosa è successo? Si è arrivati alle superiori, si è ricominciato il programma di storia dall'inizio, dalla preistoria, e tutta quella costruzione, quell'aiuto che mi dava lo studio è sparito perché le cose, insomma, si dimenticano, soprattutto a quell'età. E quindi della politica ne ho saputo tramite alcuni compagni di classe. Ecco, anche lì, questi erano delle mosche bianche praticamente, perché in effetti su una classe di 27 persone solo due erano interessati effettivamente alla politica. In particolare uno era di sinistra, l'altro era di destra. Complice anche la grande passione che anima i ragazzi di quell'età, mi sono fatto un'idea molto precisa di cosa fosse la destra e cosa fosse la sinistra. Precisa nel senso che a livello valoriale sapevo che cosa spingeva qualcuno a affidarsi o definirsi di sinistra, che cosa portasse qualcun altro a definirsi di destra. Non è che facessimo chissà quali discussioni, capitava, che ne so, di andare a far parte di manifestazioni studentesche. Ricordo in particolare quella della Riforma Gelmini, però insomma ero in seconda superiore se non sbaglio, e sapete quando dicono gli studenti vanno a manifestare perché vogliono saltare un giorno di scuola? Beh, nel mio caso era vero perché non avevo neanche la minima idea di che cosa parlasse quella riforma. Ma comunque, a parte questo, la politica, diciamo, non mi è poi interessata più di tanto, fin tanto che non si è arrivati anche lì verso la fine del programma di storia, verso gli anni contemporanei, ovviamente negli ultimi mesi dell'ultimo anno di liceo, e più in particolare mi sono riaffacciato alla politica quando nel 2011 è accaduto che il governo Berlusconi cadde. Questo fu un evento che ricordo ho vissuto con grande attenzione e grande fervore, perché questa cosa del governo che cade, oddio, la tensione, non ce l'avevo così ben presente, cioè non sapevo che i governi in Italia in media durano 2 anni e mezzo. E quindi io credevo fosse un evento davvero eccezionale. Mi domandavo, oddio, se il governo cade cosa succede? Domani come ci svegliamo? No, no, niente di tutto questo, è la normalità, i governi cascano sempre comunque. È un miracolo invece se un governo riesce a finire il suo mandato per tutti e 5 gli anni. Ma vabbè. E insomma, diciamo che da quel momento in poi mi sono finalmente
affacciato al mondo della politica, imparando i nomi, conoscendo i personaggi politici, i partiti e capendo un po' le dinamiche di quello che accadeva in questo pazzo pazzo mondo. Ma quanti come me si erano appassionati di questa cosa? Beh, in realtà pochissimi, se ne parlava poco, ci si capiva poco e ecco, direi di continuare questa discussione iniziando ad elencare i motivi per cui secondo me noi millennials non siamo poi tanto interessati alla politica. Uno dei motivi è proprio questo: la politica è confusionaria. Sembra quasi di, quando ti ci affacci, trovarsi di fronte a una puntata di Beautiful. Non so se avete presente, ma questa serie ha alle spalle più di 4.000 episodi. Capite bene che decidere di volerci capire qualcosa del mondo della politica è un vero casino. E questo perché ci sono 3.000 nomi, 3.000 partiti, 3.000 personaggi e tu non riesci bene a capire chi è chi fa cosa, chi ha fatto cosa, anche perché da noi c'è questa tendenza a essere oggi di un partito, domani lo cambio, oggi dico una cosa, domani dico tutt'altro, insomma non si capisce mai una mazza. Perciò o ti sforzi un pochino di capire cosa sta succedendo, oppure se sei come gran parte delle persone, dei millennials, di quelle della nostra età, dopo un po' te ne disinteressi perché dici vabbè, ma qui è tutto un casino, non mi sembra neanche normale che sia così difficile capirci qualcosa. Altro problema poi che ci rende repellente la politica è questa sorta di grande distanza che c'è tra noi e la politica. Per distanza intendo sia distanza a livello sociale, tra quello che noi pensiamo di noi e quello che noi pensiamo del politico come figura. E difatti negli ultimi anni si è alimentata molto questa discussione, questa visione del politico che fa parte della casta, questo politico che è un privilegiato, che non ha niente a che fare con noi comuni mortali, e dall'altra una distanza che in realtà è generazionale. Gran parte dei politici a una certa età, non si vedono persone giovani e quindi non ci si sente rappresentati o capiti. Ecco, ora io non sono uno che dice che i politici devono essere giovani, anzi a me in realtà dell'età non è che me ne freghi più di tanto, per me i politici devono essere competenti. Ma comunque, a livello percettivo, vedere una classe politica arroccata in una cerchia di privilegi che a noi sembrano molto ingiusti e distanti, e in più vedere che l'età di questi politici è totalmente distante dalla nostra, ci rende sicuramente più difficoltoso approcciare a questo mondo. Ora, queste sono due motivazioni, diciamo, un po' di pancia per spiegare questo fenomeno, ma secondo me due motivazioni molto potenti di questa nostra repulsione per la politica si possono trovare nella comunicazione politica e nella comunicazione della politica. Vi spiego subito che cosa intendo. Credo che ci sia un problema nella comunicazione politica perché quando noi andiamo a vedere che cosa dice un politico, assistiamo a uno spettacolo sinceramente imbarazzante. Avete presente quel trend che c'è qui sull'internet in cui noi millennials diciamo ai boomer, hey boomer, ciao boomer, per prendere in giro questa tendenza dei baby boomer a non comprendere appieno la tecnologia, ad essere lenti, ad essere un po' fuori dal mondo perché fanno di quelle cappelle assurde? Ecco, quando si assiste ai discorsi di gran parte della classe politica, l'impressione è quella che questi siano proprio dei boomer perché non hanno competenza, non dimostrano professionalità e serietà e quindi ci fanno percepire una distanza abissale con quello che invece dobbiamo affrontare noi ogni giorno. Sì, perché checché se ne dica, noi millennials dobbiamo affrontare e vivere un mondo sempre più complicato e complesso, un mondo che richiede di essere super specializzati nello studio, super specializzati nel lavoro e che ci richiede di essere precisi, ci chiede di saper leggere quello che abbiamo di fronte, di saper analizzare, di saper interpretare, di saper riportare dati e provare strategie supportate dai dati. Molti di noi sono costretti a dover essere professionali, seri, scientifici in un certo senso, perché là fuori il mondo è dannatamente difficile, la competitività è fortissima, potentissima. E quando noi vediamo questi politici che sono pagati per fare un lavoro secondo me difficilissimo, cioè rappresentare noi cittadini e risolvere i problemi non di un negozio, non di un'azienda, non di una scuola, un centro commerciale, una struttura, ma di uno Stato, quindi un lavoro complicatissimo, ecco che noi vediamo degli incompetenti, dei farfalloni, delle persone che parlano, 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 mettendo su degli show, dei circhi mediatici che sinceramente non servono a un cavolo, se non a solleticare quella parte di elettorato che
ragiona a tifoserie. E non lo so, a un primo sguardo, così l'impressione è che gran parte dell'elettorato oggi affronti così la discussione politica. E difatti un ulteriore motivo che ci tiene a distanza è proprio questo. Non parliamo di politica per la paura di finire tritati, mangiati vivi, da queste schermaglie di odiatori che se tu esprimi un'opinione ti staccano la testa. Ma comunque, tornando a noi, comunicazione politica. Il problema è che è molto spettacolarizzata. È uno show, è pieno di personaggi che sbraitano, urlano, parlano per slogan, dicono oggi una cosa e domani l'esatto contrario. E quindi non offrono soluzioni concrete, non offrono appigli interessanti, spunti di ragionamento che richiedono magari un minimo sforzo intellettivo e ti fanno dire ok, questa è una persona affidabile e io potrei votarla, potrei anche discuterne con i miei amici e capire se ciò che propone mi rappresenta, ciò che propone mi è utile, ciò che propone farà del bene al paese. L'altra parte invece è la comunicazione della politica, cioè il modo in cui la politica viene comunicata, in particolare dal giornalismo, dei giornalisti. Come dicevo, capirci qualcosa di politica è difficile, quindi uno pensa, ok, provo a informarmi per capirci qualcosa, però quando tu vedi come il giornalismo tratta i politici, come il giornalismo parla con i politici, come il giornalismo critica i politici, c'è davvero da mettersi le mani nei capelli, perché il giornalista oggi è spesso impreciso, qualunquista, schierato, molto spesso anche questo, ma soprattutto è poco critico e per questo motivo non è molto utile a chi vuole fare chiarezza per capirci qualcosa. Ora, non so se vi è capitato, ma quando io guardo i programmi politici, noto che i giornalisti spesso, nonostante si dicano delle panzane colossali, non fanno delle osservazioni, delle critiche all'ospite di turno. Magari le fanno il giorno dopo, magari le fanno giorni dopo, scrivendo articoli e post incazzati, ma sul momento molte cavolate non vengono bloccate, non vengono criticate. E questo perché ho come l'impressione molti giornalisti non sono attenti, non sono preparati, non sanno bene quello che hanno di fronte. Questo potrebbe essere dovuto alla difficoltà del giornalismo d'oggi di riuscire a informare velocemente, riuscire a catturare l'attenzione dei lettori, dei telespettatori, insomma, tutte problematiche che magari creano un calo della qualità dell'informazione. Non lo so, la lascio lì come domanda aperta e magari ditemi anche voi cosa ne pensate. Ad ogni modo, il giornalista cazzuto che fa le pulci al politico, qualunque esso sia, chiunque esso sia, non lo si vede. E quindi c'è una mancanza di chiarezza che noi millennials, ma secondo me non solo noi, moltissime persone, moltissimi potenziali lettori, hanno bisogno di avere. Perché, insomma, l'astensionismo è così alto? Secondo me perché la gente non ha idea di che cosa fare, di che cosa pensare, di che cosa votare. Se il giornalismo non educa le persone, non eleva il discorso e il dibattito politico, non dà gli strumenti per ragionare, per criticare, per approfondire. E quindi c'è un calo drastico del livello culturale delle persone e quindi anche della capacità di ragionare, pensare, discutere, di farsi un'idea, di avere una visione. Altro e ultimo motivo, ma ce ne sarebbero moltissimi altri, per cui noi millennials non siamo interessati, è che non ci sentiamo rappresentati. Molti dicono che noi non abbiamo pensiero politico, noi non siamo interessati perché in realtà siamo una generazione a cui non frega niente, che insomma non vive la società e che è un po' superficiale. Io penso che questo non sia affatto vero, anche perché noi viviamo e facciamo parte della società e anzi abbiamo moltissime idee politiche. Qualche esempio? Beh, noi ci interessiamo di studio, di diritti allo studio, noi ci interessiamo di lavoro, siamo interessati ai diritti delle persone, siamo interessati all'ambiente. Questa grandissima tematica a cui il mondo della politica sembra non essere per niente attento. Questi sono temi politici, sono interessi politici, e però chi è che ne parla? Chi è che porta e sostiene i nostri interessi? Quelli di una generazione che viene utilizzata magari per fare, non lo so, un greenwashing. Avete presente quando le aziende parlano di ambiente, dicono siamo sostenibili, abbiamo fatto questo e quello e quello. Ecco, molto spesso si parla di greenwashing perché appunto è una lavata di verde. E cioè noi a livello comunicativo sembriamo interessati all'ambiente, a questa tematica, però sulla pratica non facciamo niente di realmente rilevante. L'esempio lo uso perché la stessa cosa molto spesso la fanno i politici. Dicono di essere interessati al futuro,
futuro, alle nuove generazioni, però poi nel concreto, nella pratica, questo non accade, anzi il debito sulle spalle di noi giovani è enorme. Noi così per scherzare diciamo chissà quando andremo in pensione, ma mi sa che noi la pensione non la vedremo, e questo lo diciamo magari ridendoci su, però la cosa è tragica perché insomma sono le nostre vite e le persone che ora sono in politica e decidono quando arriverà il momento saranno morte da un pezzo, e quindi insomma la responsabilità di chi è? È loro o magari è nostra, che non siamo abbastanza cazzuti e vigili per farci sentire. Questa ve la lascio lì per voi millennials, perché insomma parliamone, che forse è il caso. Ecco, questi secondo me sono i principali motivi per cui noi ci teniamo un po' alla larga dalla politica. Certo, ci sono moltissime altre persone che in realtà sono interessate alla politica, sono dentro la politica e portano avanti battaglie per far valere i nostri diritti, i nostri pensieri, le nostre opinioni, i nostri ragionamenti. La mia, come dicevo, è una provocazione ed è un video comunque questo molto personale e soggettivo, perché parte da una mia idea, che può essere criticabilissima, che vuole essere appunto un momento di riflessione, una provocazione. Questi a grandi linee sono i motivi, secondo me, che ci tengono lontani dalla politica. Sicuramente ci saranno moltissime altre motivazioni, se ne avete anche voi fatemele sapere, scrivetemi qui sotto. E niente, io spero di avervi provocato abbastanza, spero che possiamo parlare di questo argomento di politica qui sotto nei commenti, magari con i giusti toni. È giusto accendersi, è giusto interessarsi, è giusto sostenere anche con forza le proprie opinioni, le proprie idee, però sempre con educazione, perché le tifoserie da stadio anche no, sono inutili, chiudono le persone, insomma parliamone con la dovuta calma. E niente, questo è tutto. Se il video vi è piaciuto io vi invito a mettere un mi piace qui sotto e ad iscrivervi al canale. In teoria c'è una campanella da attivare, voi attivatela così vi arriva pure una notifica. Fatemi sapere la vostra, soprattutto voi millennials, perché sono molto curioso. E niente, noi ci vediamo alla prossima, un saluto e state bene.